riferisco a tutti i giocatori che hanno avuto l'onore di indossare la maglia giallorossa, una maglia prestigiosa. Per me è uno degli anni più belli della mia vita che ho passato da calciatore. Faccio un augurio con tutto il cuore, giallorosso, sicuramente, alla società che possa raggiungere sempre gli obiettivi che si prefiggono, cioè quella delle vittorie del campionato, e possano tornare nelle categorie che competono. Forza Giulianova, un bacione, un abbraccio a tutti i tifosi Giugli. Ciao! Tanti auguri a Giulianova Calcio che compie 100 anni di storia. Giulianova rimarrà sempre nel mio cuore perché è stato il mio primo anno da calciatore nei professionisti nel 98. È una città che mi ha lasciato qualcosa, anche se quell'anno non è stato un anno straordinario dal punto di vista calcistico, ma mi ha segnato. Ho tanti bei ricordi, ho tanti bei amici e ci tenevo a farvi tantissimi auguri da parte mia. Buonasera a tutti, con immenso piacere voglio fare anch'io gli auguri del centenario alla società gloriosa come Giulianova, dove io sono nato e cresciuto calcisticamente. È stato per me un onore poter indossare la maglia del Giulianova per tantissimi anni, dove abbiamo raggiunto anche risultati molto importanti. Oltre all'augurio del centenario, volevo fare anche gli auguri di Buon Natale a tutti i giugliesi e speriamo di riverci presto. Un abbraccio e sempre forza Giulianova. Tanti auguri a Giulianova per i suoi 100 anni di storia e un abbraccio a tutti i tifosi. Forza Giglie! Ciao Giulianova, con questo video volevo celebrare con grande fierezza ed orgoglio i tuoi 100 anni gloriosi. Sono felicissimo, ripeto, averci fatto parte. Chiaramente ringrazio il presidente della mia gestione che è stato Sandro Quartiglia e chiaramente chi ne ha fatto parte, allenatori e compagni di squadra. L'augurio è per tutti voi giugliesi che con grande passione e con grande calore avete sempre sostenuto questi colori. Un grande abbraccio a tutti voi e al popolo giallorosso. Fratelli giallorossi, io sono Sergio Finocchiaro. Sentite, non parlo giuliese, ma a Giulianova ho passato la mia infanzia negli anni 70. Quindi potete immaginare che razza di tatuaggio indelebile ho nel cuore. Papà mio, Salvatore Finocchiaro, era sempre in mezzo a voi, amici meravigliosi, a scattare fotografie, a divertirsi. E grazie a questa situazione privilegiata, io ho seguito tutte le partite del Giulianova in quegli anni, anche tante trasferte durante le quali ero spesso l'unico tifoso giallorosso con la mia bandierina. Ero un bambino piccolo, nessuno mi ha mai fatto nulla, sicché sono ancora qua vivo e vegeto a celebrare insieme a voi questi 100 anni del Giulianova Calcio. Vedete, qui ero con Gibi Fabbri prima di un Livorno Giulianova 0-1. Oggi siamo in eccellenza, ma che importa? Non importa questo, perché quel filo giallorosso continua, perché quella storia è una storia eterna. Non si è trattato dell'esploit di una stagione, ma di decenni di calcio professionistico a Giulianova. Io oggi vivo in Toscana e vi assicuro che tutt'oggi, 2024, la parola Giulianova suscita ricordi dolorosi. Mi dicono, ahia, Giulianova faceva male. Prato, Livorno, Lucca, Pisa, Viareggio, se lo ricordano bene Giulianova. Quindi avanti, avanti Giglia, è sempre così, forza. Continuo a soffrire e a gioire con voi quello che c'è da soffrire e quello che c'è da gioire. Considero sofferenza e gioia allo stesso modo, perché quello che importa è continuare ad amare Giulianova e la nostra maglia giallorossa. Forza Giglie! Anch'io, come molti, ho avuto l'onore di indossare la maglia del Giulianova. Quindi voglio unirmi agli auguri per i tuoi 100 anni e augurarti il meglio con la speranza di rincontrarci il prima possibile nelle categorie che meriti. Auguri, Giulianova. Buonasera a tutti, sono Moris Carrozzieri, volevo fare di cuore gli auguri a questa società del Giulianova Calcio che compie i suoi 100 anni. La ringrazierò per sempre da quando ho iniziato lì calcisticamente a muovere i miei primi passi con Emilio Della Penna e grazie a loro e ai miei mister che ho avuto sono arrivato in Serie A, quindi porterò sempre il Giulianova Calcio nel cuore, vi faccio i miei auguri per i 100 anni, ma soprattutto faccio gli auguri a tutti i tifosi giugliesi di Buon Natale e sempre Forza Giulianova. Ciao! Ciao, sono Stefano Visi,
E che dire, 20 anni fa mi ha accolto e mi ha abbracciato. E lo scorso anno mi ha riaccolto e riabbracciato. Grazie Giulianova, grazie e tanti auguri. A presto. Ciao ragazzi, sono molto orgoglioso di far parte della grande famiglia giallorossa. Nel Giulianova Calcio è nato tutto il mio amore per questo sport che ancora continua a accompagnare la mia vita professionale. Non posso che essere grato alla nostra gloriosa società, a cui faccio i migliori auguri per questo secolo di storia. Un abbraccio a tutti e sempre Forza Giglia. Saluto a tutti gli amici giuliesi, un augurio speciale per questi 100 anni portati benissimo. Abbraccio grande a tutti i tifosi del Giulianova e sempre forza Giulianova. Tanti auguri Giulianova per i tuoi 100 anni di storia. Ciao a tutti, sono Lillo Catalano, mi volevo associare agli auguri per questa gloriosa società. E, avendo la fortuna di vivere in questo paese, mi accorgo della passione per questa squadra che al di là della categoria è sempre la stessa. Mi auguro che questo sia l'anno giusto per provare a ritornare in quelle categorie che la città merita. Colgo l'occasione per salutare tutti i tifosi del Giulianova. In questa festa gloriosa, questo compleanno storico per tutta Giulianova e soprattutto per i propri tifosi sempre più appassionati. Sono trascorsi quasi 20 anni, ancora ricordo con molto affetto e anche con piacitudine le 3 stagioni trascorse a Giulianova. Sono state 3 stagioni diverse l'una dall'altra, la prima 2007-2008 finita all'undicesima posizione e salvezza ottenuta, la seconda quella più esaltante, la promozione dalla C2 alla C1 che ci vide fino alla fine giocarcela con molto impegno, con molto sacrificio, anche con tanto coraggio le 2 finali playoff sia contro il Bassano sia contro il Prato. E poi la terza quella purtroppo deludente perché siamo retrocessi di nuovo dalla C1 alla C2. Di questo ho anche un buon ricordo. È chiaro che si retrocede, ma io sono stato abituato con il calcio, sono stato anche abituato a perdere, a saper perdere, a saper accettare anche le sconfitte. Purtroppo, un po' meno per i tifosi, ma comprendo. E poi con ricordo quello chiaramente che mi ritorna spesso in mente, quello del gol che realizzò Umberto Improta nell'incontro in casa contro il Bassano, no? In 10, loro in 11, e Umberto partì dalla nostra metà campo con una poderosa corsa e sprint verso la porta avversaria, superò tutti e col sinistro fece gol, quel gol che ci permise di andare in finale, giocarcela, vincendo anche quella contro il Prato nel doppio confronto. Vi ringrazio ancora per tutto l'affetto che mi avete e che mi sono sentito addosso, ma da parte di tutti, da parte di tutta Giulianova. Pertanto io auguro a voi e soprattutto a voi che sapete amare il Giulianova, lo sapete anche ben custodire, lo guardate sempre con gli occhi da innamorati. Ciao a tutti, sono Gianni Califano. Volevo fare tantissimi auguri a tutti i tifosi e agli appassionati del Giulianova per questo magnifico traguardo che è il centenario. Chiaramente sono orgogliosissimo di aver fatto parte della vostra storia e vi ringrazio per le tantissime emozioni che mi avete regalato. Vi abbraccio tutti calorosamente, forza Giulianova sempre. Ciao a tutti, in questa speciale serata auguro di accendere questa storica società le 100 candeline, ringraziarla per aver dato luce, gioie, dolori a tutti noi. Spero veramente che sia e continui ad essere fonte di ispirazione per le future generazioni. Grazie davvero ed è stato un onore, è stata una gioia immensa. Rappresentarla da capitano, tanti anni con la maglia giallorossa, e spero davvero che Giulianova possa continuare ad essere una società brillante e che possa continuare a lasciare il segno in tutta Italia come ha fatto in questi 100 anni. Ringrazio tutti gli eroi che hanno contribuito a far parte di questa veramente immensa società. Vi abbraccio di cuore e sempre Forza Giulianova. Sono Mirko Antenucci, volevo
fare tantissimi auguri per i 100 anni di storia al Giulianova Calcio. È un traguardo davvero prestigioso, importante, per tutta la società, per tutti i tifosi. È una società a cui, è una città a cui sono molto, molto legato da tanti anni. Prima ho avuto la possibilità, di fare il settore giovanile e poi di esordire in prima squadra. Quindi, ringrazierò per sempre, il Giulianova Calcio perché mi ha dato la possibilità di iniziare nel mondo dei professionisti. E auguro davvero il meglio a tutta Giulianova, a tutti i tifosi, allo staff tecnico e dirigente, al presidente. E un grandissimo in bocca al lupo, di nuovo auguri per i 100 anni e forza Giglia! Amici di Giulianova, è un piacere per me a distanza condividere i 100 anni della vostra storia. Io mi sento un'infinitesima parte di un percorso perché ho avuto il privilegio per il Corriere dello Sport di venire tante volte al Fadini e di conoscere persone che hanno fatto la storia di questo glorioso club. Mi lega un'amicizia, una stima nel rispetto dei ruoli a Francesco Giorgini. Ho conosciuto quel mostro sacro che è Nicola Tribugliani. Ho avuto il piacere di condividere un'esperienza fantastica al Kursaal con Gigi Valentini e con tanti amici che fanno parte di voi. Io voglio solo dirvi che il percorso è lungo perché vi aspettano altri 100 anni di successi. In bocca al lupo e auguri. Sono Piccotti Enrico, ho giocato da voi 50 anni fa, nel 75-76. Spero che qualcuno si ricordi di me, come io ricordo molto volentieri la città, la gente, i tifosi e la società. Vi mando un forte abbraccio a tutti e auguro a Giulianova di ritornare nel calcio che conta. Ciao e buone feste di Natale. Allora, oggi è una giornata molto importante per Giulianova Calcio, festeggia i 100 anni, cosa posso dire? Tantissimi auguri, una delle società più belle dove io ho giocato e mando gli auguri a tutta Giulianova, un abbraccio a tutti. Tantissimi auguri al Giulianova Calcio per i suoi 100 anni. Un abbraccio a tutti i tifosi giugliesi da Cicco, sempre Forza Giulianova. Buonasera a tutti, tenevo tantissimo a fare gli auguri per questi 100 anni al Giulianova Calcio, è un onore per me far parte della storia di questo club. Vi abbraccio tutti e vi mando tantissimi saluti. Ciao! Sono nato e cresciuto calcisticamente a Giulianova. Conosco la sua storia, conosco il significato, il senso di appartenenza, il valore della maglia e l'educazione che mi ha insegnato. Questo club mi ha dato la possibilità di vestire i colori che la rappresentano e poi successivamente mi ha dato anche la possibilità di iniziare quella che oggi è la mia attività professionale. 100 anni di storia e non possono che rendermi onorato di averne fatto parte ed è per questo che brindiamo al centenario del Giulianova Calcio. Un saluto affettuoso a tutti i suoi tifosi. Il giallorosso è più che mai depositario della nostra verità. Tantissimi auguri di buon compleanno Giulianova Calcio per questi 100 anni di storia. Sempre Forza Giglie, giallorossi a lei. Tanti auguri a Giulianova per 100 anni di gloriosa storia. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti i dirigenti, i presidenti che ho avuto, gli allenatori che ho avuto che mi hanno insegnato tanto dentro e fuori dal campo. Grazie soprattutto ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto, soprattutto nel momento più difficile della mia carriera, nel lontano ormai 1985, e mi hanno dato la forza per tornare in campo. Tanti auguri, Giulianova Calcio, da Tiziano De Patria. Nico, qual è il nonno? Qual è il nonno, Nico? Dov'è il nonno? Qual è? Eccolo il nonno. Un saluto grande da Gubbio, dal nipotino Nicolò. E abbiamo fatto questa ripresa per i 100 anni. È una cosa speciale. E Giulianova per me rimane sempre nel mio cuore, per l'amore e il calore che mi avete dato. Forza Giglie per sempre, speriamo che al più presto possa ritornare Giulianova
nella serie che compete tra i professionisti. Un abbraccio a tutti. Auguri al Giulianova che festeggia 100 anni, di emozioni delle quali io ne ho vissuto buona parte. Il Giulianova ha segnato la mia vita. Con questa squadra ho iniziato la mia carriera, con questa squadra l'ho conclusa. Col Giulianova ho ottenuto le più grandi soddisfazioni. Grazie di cuore a Giulianova. Io sono Boccanera, il vostro capitano. Ci tenevo tantissimo a farvi un grande saluto. Stiamo preparando la partita di domani. Cercheremo di entrare in campo come sempre con la massima voglia per portare a casa i 3 punti e per festeggiare insieme a voi tutti insieme questo fantastico traguardo del Giulianova. Mitici 100 anni, 100 anni di storia, 100 anni d'amore. Ormai per noi, soprattutto per me, è una seconda pelle, quindi spero con tutto il cuore di darvi una grande gioia sia domani che tutte le altre domeniche per arrivare all'obiettivo finale. Nel frattempo vi abbraccio calorosamente e sempre forza Giglie.